ci sono stati dei rifiuti da parte dell'ASL di Pescara per ricoverare all'interno dell'ospedale Covid. E questa è una cosa inaccettabile. L'Aquila contro Pescara, motivo del contendere il Covid Hospital del capoluogo adriatico, dove la deputata del PD Stefania Pezzopane suggerisce di spostare i ricoverati così da concentrare lì la battaglia contro il virus. A questo scopo l'ex presidente della provincia aquilana ha presentato un'interrogazione parlamentare per chieder conto della struttura finanziata con 7 milioni di euro dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con 3 milioni dalla Banca d'Italia. Mi rivolgo a Speranza perché nel piano nazionale l'ospedale Covid di Pescara è appunto l'ospedale di riferimento regionale. Mi rivolgo a Figliuolo perché il suo predecessore ha dato 11 milioni di euro per farlo. E mi rivolgo alla Corte dei Conti perché è inammissibile che si spendano soldi pubblici per una funzione che poi non viene assolta. E del Dello stesso territorio. avviso anche il Domani sindaco del mattina la capoluogo prima sarà Pierluigi quella Biondi, così commerciante, come il si direttore spesterà. dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza. Immediata però la risposta del numero uno del Comitato Tecnico Scientifico Abruzzese, Alberto Albani, che ha detto un secco no al trasferimento dei pazienti. Il primo cittadino dell'Aquila ha replicato stizzito al coordinatore della struttura per l'emergenza sanitaria. Albani lavora non per gli abruzzesi, ma solo per la sua ASL di appartenenza, quella di Pescara, ha detto Biondi, chiedendo all'assessore Verì di rimuovere il dottore dal suo incarico. Il sindaco arriva tardi, commenta la Pezzopane. Ora si accorge finalmente che quell'ospedale non sta assolvendo alla funzione per cui è stato fatto e per cui sono stati spesi soldi pubblici e si mette a litigare con Albani. Ma io credo che debba litigare con Marsilio, non con Albani, che ha detto delle cose irricevibili e assurde, ma che comunque non è il decisore politico. Il decisore politico è la giunta regionale, il suo presidente Marsilio. Albani ha detto no al trasferimento dei pazienti perché con questi dovrebbe spostarsi anche il personale sanitario. In particolare, gli anestesisti pescaresi dovrebbero essere dirottati al Covid Hospital, causando la riduzione degli interventi e il rallentamento dell'attività ordinaria dell'ospedale. È gravissimo, chiosa la deputata. Forse l'obiettivo è realizzare il DEA di secondo livello a Pescara coi soldi del Covid. L'affermazione di Albani è gravissima. Ecco perché mi rivolgo alla Corte dei Conti, perché significa che è stato fatto un ospedale Covid fallocco. Perché se fai un ospedale per 214 posti, di cui 40 terapia intensiva, devi provvedere al personale. Non è che poi per curare il personale devi far venire i medici da altrove. Evidentemente quell'ospedale è stato fatto per altri scopi. 214 posti letto in più da numerare con gli altri che fanno salire in maniera importante il numero complessivo, tale da poter ambire al LEA di secondo livello. Ma questa cosa non si può fare prendendo in giro gli abruzzesi.